Dal 1 gennaio del prossimo anno, Napoli sarà la terza area metropolitana d'Italia dopo Roma e Milano, un'estensione territoriale che comprenderà i 92 comuni dell'attuale provincia e a guidarla sarà il sindaco di Napoli, la città capoluogo. Per affrontare i temi legati a questo percorso di mutamento amministrativo, nell'antisala dei Baroni del Maschio Angioino, l'associazione Big Bang Campania ha riunito oggi molte delle parti in causa, fra sindaci della provincia e tecnici. Intanto bisogna farla la città metropolitana, perché dopo anni e anni e anni che discutiamo di come, se, quando, con che confini, con quali poteri, adesso basta. È stata approvata una legge che è la legge del Rio, la legge 56, che è una legge importante, chiara, ha un percorso diciamo medio lungo ma abbastanza definito, quindi il primo indirizzo da dire è quello di realizzarla e di dare un messaggio alla politica. Sappiamo che non è il caso del sindaco di Napoli, che è molto determinato, ma dei sindaci degli altri comuni che devono, come dire, entrare con la pari dignità dentro il processo, ma mettersi dentro per farla. Il secondo elemento è quello di tener conto che oggi una città metropolitana, i cittadini pensano già di averla, perché ogni giorno ci sono scambi di persone, di imprese, servizi che vengono offerti su un territorio che è più vasto di quello dei confini singoli. Quindi penso che questo messaggio sia un messaggio che va oltre i limiti istituzionali, sul quale bisogna lavorare insieme. Fra pochi mesi il nuovo ente assumerà responsabilità e funzioni che fino ad oggi sono state svolte da troppi soggetti che inevitabilmente producevano conflitti ed inefficienza. L'individuazione dei compiti precisi della città metropolitana toccherà lo statuto, che assume quindi un rilievo determinante e che sarà affidato allo studio di un'apposita conferenza entro il 30 settembre. Le potenzialità sono enormi. Se pensiamo al trasporto, non si ragionerà più Napoli e provincia, ma unica area metropolitana. Pensiamo ai rifiuti. Se si decide di seguire una strada, la segui per tutta l'area metropolitana. Pensiamo all'acqua, pensiamo all'urbanistica, alle scuole, alle reti di comunicazione, alla banda larga, alla tutela del paesaggio, al trasporto via mare, che nel passato si è fatto molto poco e noi vogliamo far tanto, da Pozzuoli a Sorrento. Io la vedo come una grandissima opportunità, c'è un grande entusiasmo e poi questo è anche il momento dell'orgoglio, dell'orgoglio di sentirsi napoletani, dell'area metropolitana e del sud. Quindi ci imbocchiamo le maniche, vogliamo fare tutti quanti bella figura, senza conflitti e senza rivalse inutili dal punto di vista politico, almeno questa è la mia posizione.